Se no ci fermiamo qui, perché c'è Gianina pronta già da qualche parte, perché tutti ci hanno scritto, perché non facciamo qualcosa tipo il fai da te, chi fa per tre fa per 33, chi fa per sé fa per tre, un gioco di parole, vai Gianina, grazie amica. Hai detto bene Luca, tra l'altro chi fa da sé può anche riuscire a ringiovanire vecchi oggetti, vecchi mobili di casa, insomma perché guardarli con odio? Possono diventare belli come prima, se non addirittura più belli. Impariamo a creare con Linda Russo Ida di Milano Designer, buongiorno, e con noi anche Francesca Pardi, sempre di Milano, restauratrice. Ma guardate quante cose strane e curiose sono riuscite a creare, a fare, e possono insegnarci. Cominciamo subito da questa vecchia sedia. Era veramente bruttina, abbiamo una fotografia da far vedere per capire come si presentava prima della ulteriore distruzione. Ecco, era così, insomma, proprio brutta, diciamoci la verità. Adesso è stata peggiorata in questo caso, perché cosa avete fatto? Ecco, spiegateci. Allora, qui stiamo eliminando l'imbottitura, strappandola, vedete che... Quindi togliete tutto ciò che è proprio vecchio e inutile? Esatto. Si impara anche a vedere com'era fatta prima. Difatti, perché sta uscendo... Che cos'è? Una molla lì? Che sì, cosa le molle. Sono delle molle che abbiamo usato anche poi per altre cose. Ah, le avete usate? Sono per caso qua. Quelle lì? Esatto. Allora scusate, andiamo a vedere. Mentre voi continuate a distruggere la sedia, andiamo a vedere come hanno utilizzato le molle. Come porta bicchiere oppure come porta candele? Beh, anche questa mi sembra un'idea molto originale, complimenti davvero, molto originale l'idea. Allora andiamo avanti, abbiamo distrutto. Per togliere i chiodi che non ci riesce? Sì. C'è un cavachiodi col martello. Ah, ecco, quindi sì, serve per eliminare. Sì, perché ci sono dei chiodi, era piena di chiodini, perché si vede che anticamente facevano i lavori così. Anticamente, questo qui è un gran bel falso per quello che abbiamo. Ah, ecco, infatti, abbiamo esagerato e fatto se così. Se fosse antica, non ci permetteremmo. Infatti, noi stiamo parlando di mobili vecchi, non antichi. Sì. Allora, abbiamo comunque tolto il vecchio, adesso vediamo come si procede. Abbiamo poi anche tutta grattata. Sì. Con la carta vetrata. Quindi si gratta, si deve un po' sì, rimettere. Sì, perché qui c'era tutta la cera sopra, per cui la vernice non prende bene. Ah, ecco. Si elimina la vernice con cui hanno anticato la sedia, con queste ombre di finto antico. Benissimo, poi? E poi dopo? Cosa facciamo? Ah, andiamo a verniciare naturalmente. Che vernice dobbiamo usare? Noi usiamo sempre vernice all'acqua acrilica, smalto acrilico all'acqua, che non è tossico. Non puzza. Non puzza. È facile da usare anche. È facile da usare. Anche perché si toglie anche più facilmente tipo dai vestiti, dalle mani. Ah, perfetto. Ecco, basta una passata e via oppure bisogna... Beh, bisogna dare perlomeno due mani, anche tre. Ah, due mani. Io consiglio di darle abbastanza diluite. Sì. E facendo asciugare bene una mano fra una volta e l'altra. Ecco, e bisogna poi lucidare in qualche modo dopo oppure no, basta? No. Benissimo. Trattata smalto. L'effetto sarà questo poi, giusto? Esatto. Ma adesso veniamo al piano dove al piano di appoggio. Appoggiarci, ecco. Cosa facciamo? Come lo trasformiamo? Allora, guardate che idea carina, eh? Con un foglio di carta come questo io avevo segnato tutti i vari punti della sedia dove andava tagliata. Quindi con una matita e con un foglio di carta, beh, facile. Esatto. Fino ad avere questa... carta modello. Questo carta modello. Quindi la ritagliate e poi mi fate tutti gli angolini. L'ho ritagliato, sì, perché con il compensato sarebbe stato impossibile. Certo. Poi su un foglio di compensato spesso perlomeno mezzo centimetro, altrimenti non regge. Ecco, 20 centimetri spesso. No, mezzo centimetro. Mezzo centimetro, sì. 20 sarebbe un po' troppo. Esatto. Benissimo, poi. L'ho tagliato con una seghetta. Se poi avete a disposizione una di queste è ovviamente più comodo. O altrimenti possiamo andare da falegname, dato un pezzo di compensato ce lo taglia facilmente, insomma, senza troppe spese. Se vogliamo facilitarci le cose, poi che facciamo? Poi quando abbiamo ottenuto il pezzo di legno della forma desiderata, facendo attenzione a lasciare un buono spazio qui, perché altrimenti non riusciamo a infilarla. A incastrarlo bene. Esatto. Andiamo ad appoggiare. Così. Come lo incastriamo? Che facciamo? Lo incolliamo? No, prima ci si lavora sopra. Sì. E con delle vecchie piastrelle. Ah, ecco, vediamo come possiamo abbellirlo. Quindi prima di metterlo dobbiamo abbellirlo. Esattamente. E allora, utilizziamo utilizzando cosa? Questa che è colla da piastrelle.
Ah, quindi proprio colla da pestello, come se dovessimo fare una cucina in muratura. Sì, diciamo, si trova, diciamo così, in qualsiasi colorificio, e anche questo è un materiale acrilico di facilissimo uso e non tossico. E quella è la cosa più importante, quindi si mette in abbondanza a quanto vedo, eh? Se ne mette molto. E così possiamo recuperare anche vecchie piastrelle rotte, insomma, un po' di cocci. Questi erano degli avanzi che io avevo, che ho spezzato, se ne possono mettere sia intere sia pezzettini. Facciamo vedere come si mette un pezzettino almeno. Allora, sì, è meglio magari metterne un po' anche sul retro. Sì. E poi in questo modo si schiaccia bene. E poi per pulire quella... Questa vernice, diciamo, in eccesso, perché vernice è una specie di colla, di stucco. Anche nei punti fra una piastrella e l'altra. Ah, benissimo. E poi si pulirà facilmente dopo? Quando è completamente asciutto, anche qua consiglio di fare due o tre passate, perché ogni volta che la colla si ritira lascia delle infossature da riempire. Ah, ecco, quindi bisogna passare più volte, poi vediamo. E poi semplicemente con una spugnetta all'acqua. Ah, con acqua e basta? Esatto, con acqua e basta si pulisce e si toglie tutto l'eccesso. Grattando naturalmente. Ecco, grattando poi alla sedia sarà incollata? Per concludere con la nostra sediolina strutturata. Ma io strutturata. La si può incollare, io in realtà l'ho lasciata appoggiata. Libera. Ah, appoggiata, la sì, cosa è ancora più semplice da fare, quindi ci fa solo piacere. Esatto, è quindi... soltanto appoggiata così. Ah, è semplicemente appoggiata e poi giustamente ha messo dei fermi che io vorrei far vedere. Eccoli qui, quindi ritagliati appositamente, naturalmente per coprire sedia. I vediamo punti. Come si applicano, eccoli. Beh, è davvero un gioco da bambini, tra l'altro anche molto divertente. Adesso vediamo invece come si può ringiovanire un portaabiti, così un appendiabiti un po' brutto come questi tra economici di plastica. Di cui uno ne ha decine a casa. Difatti, sì. Proprio. Questo qui è un lavoro molto, molto semplice, perché praticamente si prende l'appendino di plastica, è meglio perché si appiccicano più facilmente. Si stende la colla. Che tipo di colla dobbiamo? Colla vinilica. Ah, vinilica, benissimo. Tanto l'abbiamo in tutte vinavina. Le case. Sì, poi? E poi partendo da qua, perché l'ultimo pezzo poi è più difficile, si fa girare ed è garantito che comunque la colla vinilica con la... Aspetta. Che attacca, insomma, sì, sì. Che prende. Qui, ma queste idee si può sono già vostre? Vedere. Cioè, sì. Le copiate oppure vi svegliate al mattino con queste idee nuove? Dormiamo male la notte e la mattina... Ah, ecco, e la mattina lavorate bene però. Ecco, lavorate bene oppure è un lavoro difficile che dà tanti sacrifici ma fa guadagnare? No, è molto, molto divertente, dipende dalle situazioni. Comunque per noi è stimolo lavorare con tutti, cioè, i voi, tipi di materiali. Cioè, voi ai giovanissimi che ci stanno seguendo, consigliereste di intraprendere questo tipo di attività? Beh, noi è un'attività da cui abbiamo fatto un libro sostanzialmente. Ecco, lo voglio far vedere che... il vostro libro. Ma voi campate di questo o di altro anche? No, tanto per capire, no? Perché è bello dare nuove idee di lavoro. Di altro. Ah, ecco, anche di altro. Allora, voglio far vedere il libro Rinnovare con Arte, i grandi manuali, Fabbri Editori, con tutte le idee per creare, stracreare, soprattutto per aggiustare i vecchi mobili, i vecchi oggetti via, di casa. Già. Questo facciamo è peccato, vedere... vero? Però le faremo tornare. Questo è il risultato finito, non so se l'abbiamo visto. Io voglio far dare un'occhiata anche agli altri oggettini che hanno portato così velocemente. Questo è un modo per recuperare vecchie scatole, vero? Sì, possiamo far vedere, possiamo di aprire? Sigari, come questa. Vecchie scatole di sigari, proprio bruttine, insomma, comunque inutili. Invece guardate come possono trasformarsi in oggetti molto utili, molto pratici, come questo portacolori. Guardate anche con tutto il piattino che si può togliere, il piattino vero? Si può togliere per lavarlo. Al momento del. Ci si può fare del forse bisogno. Anche un piccolo picnic. È fortissimo, infatti, oppure si può trasformare in un portagioie, cos'è questo? Un portagioie. Portagioie oppure sì. Porta trucchi, insomma, come preferiamo. Benissimo, grazie ancora alle nostre amiche Francesca e Linda. Tornate a trovarci, mi raccomando. Torneranno con tante idee ancora più strepitose. Sai chi si è nascosto nel bosco di Velletri? Lui, chi può essere? Lui Benito. Con la zuppa di funghi, di Benito Buoni. Morelli, Velletri, Roma.